Eccoci allora di nuovo con a tu per tu. Beh, questa settimana, insomma, davvero Davide, hai Buonasera a portato, insomma, tutti. un ospite che ringraziamo tantissimo per la sua Prego, presenza, prego. il dottor Pasquale Macri. Grande professionista, medico, professore, ma insomma noi qui stasera l'abbiamo invitato per questioni politiche, perché ultimamente si diletta anche di politica e direi nella precedente giunta come assessore alla cultura e quindi. Devo subito fare una precisazione, ringraziandovi dell'invito. No, non è né ultimamente né mi diletto. Allora, non è Sì, due ultimamente le perché precisazioni io sono. nel Ah, comune di Civitella in Valdichiana, dove risiedevo fino a 15 anni fa, sono eravamo con... stato non lo sapevo che eravamo concittadini. assessore per due mandati, quindi diciamo che la mia attività politica risale nei tempi. E non mi diletto perché non l'ho mai preso come un divertimento, anche perché so divertirmi in altri modi, molto più consoni ai miei gusti, e quindi la politica per me invece è un impegno vero. Ecco, partendo da questa precisazione, chiamiamola così, ci sono persone che si dilettano, secondo lei, Ci oggi sono nel fare politica tanti. ad Arezzo? No, No, ad penso che la Arezzo politica nazionale, la politica aretina non permetta di usare il termine diletto. Ci sono tantissimi dilettanti e persone improvvisate, questo sì. Ecco, quindi che non hanno, diciamo, la capacità, perché poi in politica l'importante è saper vedere un pochino più in là, no? Credo che sia una delle caratteristiche più... Ma senz'altro il politico deve essere uno stratega, deve essere quello che va nella parte più prospiciente, la nave su cui siamo tutti, per vedere cosa c'è oltre, per vedere quali sono i pericoli e quali sono le occasioni, e cercare di evitare i pericoli e di profittare delle occasioni di vantaggio per la comunità. Allora, senta, professore, vista questa precisazione, quindi a questo punto le farò una domanda e le chiedo un giudizio su questa amministrazione, quindi a questo punto ci dia un giudizio su questa amministrazione, quindi l'amministrazione Ghinelli, oramai siamo al termine, e che giudizio ne dà e come hanno lavorato, come la vede questa? Hanno rispettato gli impegni presi con gli elettori? Sono stati Ma vede, bravi? allora, le risponderò con tutta franchezza, anche perché il periodo ci impone di dare una risposta chiara. Siamo in una chiara, seppur ritardata, campagna elettorale, inizio di campagna elettorale, quindi le darò una risposta molto chiara e soddisfacente, vedrà. Però prima mi faccia premettere, che una giunta, Ghinelli o altre, non mantenga le promesse elettorali non è un grosso problema per i cittadini. Se vuol sapere, io penso che non hanno mantenuto le promesse elettorali, che hanno giocato d'anticipo, e di questo gli va dato atto, sui temi che poi si sono sviluppati nella politica locale e nazionale, cioè quelli della sicurezza, quelli della perdita delle caratteristiche civiche ed etiche. Questo può essere un pregio per loro, per noi è un grandissimo difetto, va bene, quella di far sentire insicuri i cittadini. Bene, se dobbiamo dire che sono stati prospicienti sulla nave, ci sono stati. Sono stati, hanno visto cosa i cittadini volevano sentirsi dire e gliel'hanno detto. L'hanno fatto? No. Nessuno di noi può dire, per esempio, che Piazza Guido Monaco è diventata il salotto della città, come dicevano. Non basta metterci dei fiori di dubbissimo gusto e direi di un provincialismo esasperato ed esasperante per dire che quello è un salotto. Quello è il salotto della nonna, Gozzaniano, come diceva, le belle cose di pessimo gusto. Vabbè, non basta quello. Ecco, Arezzo, quindi secondo lei, noi tra l'altro come redazione, no, potremmo avere anche la colpa o il merito, io non lo so, insomma comunque di raccontare un po', no, quello che accade tutti i giorni mettendoci una lente di ingrandimento. Arezzo è una città, secondo lei, più sicura, meno sicura? Non lo è mai stata insicura? Visto Allora, che questo è stato un non po' il... cadrò, io mi reputo una persona intellettualmente onesta, non cadrò in questo trabocchetto. Che vuol dire una città sicura e insicura? Arezzo, secondo Perché lei, ha cambiato Arezzo è una città pelle? cinta di mura, quindi vuol dire che è nata come città insicura. Vabbè, Certo, questo sicuramente, allora, ma... le città, in quanto società complesse, con organizzazione alte ed elevate, va bene, hanno bisogno di essere difese.
E l'amministrazione deve fare questo, deve difendere. Vabbè, il punto è una città insicura, Arezzo, ce lo devono dire le statistiche, non ce lo devono dire né voi giornalisti che nella cronaca siete portati ovviamente a dare la notizia con l'enfasi che il lettore si aspetta, ma lo devono dire le statistiche. E le statistiche ci dicono che gli atti criminosi sono in grande riduzione, non solo ad Arezzo, ma in tutta la Toscana, per nostra fortuna. Io non mi sento di vivere in una città insicura. Io giro per Arezzo a qualunque ora del giorno e della notte e mi sento molto più sicuro di quando giro per altre città. Quindi questa è la mia percezione soggettiva. Per quanto riguarda i dati oggettivi, dobbiamo dire che i dati Istat e quelli che il Ministero di Grazia e Giustizia ogni anno produce dicono che Arezzo è una città sicura. Si può fare di più? Si deve fare di più, perché la sicurezza non è mai un punto raggiunto, è sempre, diciamo, una prospettiva da perseguire, quindi la sicurezza va perseguita, ma non promessa, perché nessuno può promettere la città sicura, nemmeno Platone. La Senta, le vorrei dire questo, no? Io apprezzo il suo modo anche di relazionare, di introdurre questo argomento, no? Però diciamocela tutta, oggi la Lega, soprattutto quindi Salvini, politici a livello nazionale, ma anche a livello locale, parlano la stessa, cercano di parlare la stessa lingua dell'ultimo degli ultimi, no? Per essere compresi, essere quindi più facilmente, sì, essere alla loro portata. Ma lei ritiene che questo modo sia sbagliato e quindi forse la gente deve apprezzare chi invece si esprime in maniera anche più, diciamo, più forbita, più forbita, più curata, direi, no? Perché, ma, insomma, quello che io condivido, quello che condivido, però si ricorda, sì, no? Che loro fecero, prima della campagna elettorale, loro fecero tutti le sagome di cartone che dimostravano il pericolo, il degrado, e direi che tutto sommato hanno colpito. Noi sono venuti alcuni assessori, abbiamo detto che quelle sagome di cartone purtroppo sono trasformate, sono stati dei morti, c'è stato, quindi sono trasformate in realtà. E ecco, ripeto, quello che lei... Quindi l'introduzione di questo argomento che lei ha fatto, ritiene sia l'unico, sia in contrapposizione al metodo e il modo loro? Qual è più efficace? Ma vede, secondo me non c'è un metodo e un modo loro, perché il problema del populismo è un problema globale, nemmeno nazionale. Va bene? Noi siamo in un momento in cui io, per il mio modo di pensare, per la mia cultura personale e politica, giudico un modo sbagliato da approcciarsi quello populista, perché per me il politico deve essere quello che va avanti, come dicevo prima, per evitare i pericoli e per approfittare delle situazioni che si possono vedere. Allora, io dico, per quanto ci riguarda in Italia, limitiamo, che non è poi un limitare, al contesto nazionale, io penso che il politico deve parlare italiano, la forma della parola deve essere il vestito del concetto, perché se la parola ha una forma di pancia o di testa, a me non mi interessa, mi interessa se dietro quell'espressione di pancia o di testa c'è un concetto valido, c'è una linearità di ideazione per il futuro di una città e di un paese. Quindi il modo con cui si parla, francamente, è secondario. Io preferisco parlare italiano e preferisco che le persone, quando ascoltano, si rendano conto che dietro un'espressione c'è una concettualità e ci sono delle competenze. Perché vedete, secondo me, quello che si sta perdendo è il valore delle competenze, non dico della cultura, che quella almeno ancora un simulacro di rispetto forse c'è, ma il valore della competenza, quell'essere sempre uno vale uno, ma non è vero, perché noi quando scegliamo i nostri amici non li scegliamo uno a caso, uno vale uno, no? Su 100 forse uno vale come amico, come amministratore la percentuale, secondo me, è molto molto più alta.
se potesse immaginare, no, un Arezzo del domani, è stato ovviamente assessore in questa città, ricordiamo tutti quello che è accaduto con la sua creatura, i Castica, insomma, quello che poi... Mi dispiace che tutti ricordano soltanto l'assessorato per i Castica. Io lo ricordo con piacere, perché secondo me... Sì, anche io lo ricordo con piacere e con tanta fatica. Ha portato davvero la nostra città a livelli che poi altri, compresa questa amministrazione... Però non è che io ho smesso dopo i Castica. Esatto. Volevo arrivare a questo, secondo lei gli aretini, che concezione ha, ecco, di chi magari ci sta ascoltando in questo momento, se presi per mano, no, nella maniera giusta, corretta, con anche le forme, ecco, potrebbero nell'Arezzo del 2050 pensare di davvero trarre anche un profitto, no, da tutto quello che ci circonda, che è di una bellezza straordinaria? Bene. Io sto ripetendo spesso, in varie occasioni che ho di parlare con i nostri concittadini, nelle tante attività che svolgiamo come associazione privata, siamo un'associazione Arezzo Arts Nova, certo, che si occupa proprio, che si sta occupando pesantemente e volontaristicamente, tutto su base, diciamo, di volontariato, di fare cultura in questa città. Attenzione, però ci sono due modi di fare cultura, che entrambi devono convivere. Il modo di fare cultura, che è quello che diletta i culturanti, per esempio, faccio suonare soltanto i musicisti aretini, giustissimo, ma i cittadini aretini devono avere anche la possibilità di sentire un concerto vero. Faccio parlare anche i docenti di filosofia. Ora magari tutti i musicisti aretini se la prenderanno. No, assolutamente, perché sanno benissimo come io ho lavorato con loro e che va. Io ho detto che è giustissimo, però... La cultura non si fa per chi vive di cultura, si fa per chi deve crescere con la cultura. Ma quando l'accusano che la sua cultura era esclusiva e non inclusiva come la loro, perché loro magari fanno la sagra delle, insomma, fanno sì, le salsicce le mangiano tutto. Per certi versi esclusiva, cioè voglio dire. Questa accusa, ecco, come la... Allora, attenzione, perché entrando spesso nella dialettica tra loro, noi, voi, si perde. Facciamo confusione. Che vuol dire cultura esclusiva? Ma che Leopardi è esclusivo o è di tutti? Dante è esclusivo o è di tutti? Per me Dante è inclusivo perché ha dato identità all'Italia. Però bisogna capirlo, bisogna fare un po' di fatica. Anche per lavorare si fa fatica, no? Per portare a casa lo stipendio. Allora è esclusivo il lavoro? Non è che ciò che richiede una fatica e una competenza è esclusivo, è faticoso. Non è esclusivo. Capire un bel concerto è faticoso. Invece andare e non capirlo e mettersi lì magari con la pelliccia, quello è esclusivo. È stupido ed esclusivo. Ma non è che la cultura è esclusiva. La cultura è cultura, punto e basta. La scienza è scienza, se no diciamo, c'è la scienza dei vaccini, c'è la scienza antivaccini, ma vogliamo fare questi discorsi da signora mia? Io non ci sto a fare questo. La cultura è cultura, non è esclusiva, la cultura è inclusiva per eccellenza, l'incultura esclude e discrimina. La cultura è sempre stata inclusiva. Sì, però no, si torna a quello che le ho detto prima. Sì. No? Mi posso perché fermare poi... un secondo, che la pubblicità invece è inclusiva sì. E quindi ci vediamo fra pochissimi minuti. Sì. Eccoci tornati con A Tu per Tu, il dottor Pasquale Macri, oggi davvero piacevole ospite della nostra trasmissione. Parlavamo del fatto che tu, Davide, avevi usato questo termine, no? Cultura inclusiva, esclusiva. Abbiamo fatto un po' un excursus su quelle che possono essere gli eventi, no? Che, incanalati in questi due termini. In realtà Macri ci diceva che non si può inquadrare allora, la cultura. Io condivido tutto quello che ha detto perché... E lo condivido anche, insomma, nella mia vita ho sempre studiato, ho sempre cercato di migliorarmi, di mettermi in discussione, ma io però vorrei riportare il nostro ospite sulle questioni locali, perché se no lui è stato abile, ci ha portato fuori. L'avete portato voi, io sono qua, io voglio, io vorrei, allora... Ora 12 professor... minuti di località. Ok, lei è uno degli esponenti centrali del... centro-sinistra aretino, se ne parla molto, sappiamo che ha partecipato, ha dato vita anche a delle iniziative, cene, incontri, quindi ecco, insomma, ci vuol dire
Che succede? Che bolle in pentola? Cosa sta bollendo nel centro-sinistra? Cioè, il centro-sinistra, tanto, si presenterà alle prossime elezioni amministrative? Ah, certo. Perché si presenterà, e si presenterà, a differenza di altri che si presentano con un nome, si presenterà con un programma, con un progetto di città, con un... Ma ce lo direte prima o poi, insomma. Certo, certo. Vede, il problema è questo. Io non sto parlando di centro-sinistra, ora parlo proprio di PD, perché io sono orgoglioso, non di essere del centro-sinistra, io sono orgoglioso di essere del PD, perché prima di D, che è democratico, che è una cosa di altissimo livello concettuale, c'è quel P, che molti lo danno per scontato, che vuol dire partito. Partito vuol dire avere una forma partito, non vuol dire avere un leader e dei fans. Oggi noi abbiamo una politica che è fatta da un leader e dei fans. Certe volte sono leader addirittura ridicoli, altre preoccupanti, ma comunque sempre la politica leaderistica è una politica che non può trovare la mia approvazione e il mio rispetto. Quindi il renzismo, quindi, no. No, no. Nemmeno l'uomo forte alla Salvini. Ma guarda, no. Fra i due, scusate, non possiamo nemmeno paragonare le due cose. A parte che io non ho mai visto in Salvini un uomo forte. Lei non condivide che i due Mattei, no. Matteo, sono le due facce della stessa medaglia? Se io dovessi dire chi è l'uomo forte, io direi più Renzi che è più forte di Salvini. Salvini per me è profondamente debole, è una persona insicura, è una persona che ha delle capacità di captare delle cose, ma io sempre, non ho mai saputo fare delle scelte che durassero più di due mesi. L'uomo forte fa una scelta e durano anni. Un uomo forte non fa gli errori che ha fatto Salvini. Forte vuol dire avere il polso e saper gestire il proprio ruolo. Ma gli italiani lo stanno percependo come l'uomo forte. È una questione su cui dobbiamo riflettere. Ma attenzione che tra il piano dell'essere e il piano dell'essere percepito c'è una differenza abissale. Quindi se lei mi dice Salvini è un uomo forte, per me no, Salvini è un debole, perché non ha saputo gestire da una posizione di forza, è stato debole. Voi centrerete la vostra azione quindi non tanto sul nome, no? Quindi no, sulla no. Il carisma che potrebbe avere il candidato, piuttosto no, guarda, invece su un... Non voglio dire che il carisma del candidato non abbia un tornaconto elettorale, perché direi una cosa assolutamente sciocca. Io voglio dire che la cosa importante per cui i cittadini devono votare un partito o una coalizione, come io mi auguro, di partiti, non tanto di listarelle, ma una coalizione di partiti, una coalizione ben individuata, sia il programma, il progetto per la città. E su questo noi stiamo lavorando. Attenzione, non stiamo lavorando solo sul progetto, va bene? Perché il problema è come ci stiamo lavorando. Perché noi ci stiamo lavorando... Ma un unico progetto, il PD o più progetti? Perché noi... Abbiamo già incontrato persone, sembra che qui i progetti siano più di uno, quindi se voi ancora lavorate... Ma vede, che appoggerebbe il PD. Ma anche quando è venuto Ruscelli, insomma, sembra di capire che qui... Ruscelli ha aperto la porta, spalancato la porta, ad esempio, ai 5 Stelle, prima dell'Umbria. Sì, questo sì. Allora, se vogliamo dire questo, io dico, una volta che individuato... Certo che ci possono essere più progetti, perché... tanto più monolitico è il progetto del PD, tanto più difficile potrebbe diventare creare una coalizione. Invece proporre una serie di temi, che sono dei temi, secondo me, quelli che ha proposto il Ruscelli, di assoluto livello, sono condivisibili, cioè che cosa? Il problema del lavoro. Perché ad Arezzo io non ho paura... Se devo avere paura del diverso, io ho paura della disperazione dei giovani che non hanno non hanno lavoro, che non hanno prospettiva di lavoro. Un'idea. Va bene? Io di questo ho paura. Io ho paura della disperazione di questi giovani. Cosa fanno questi giovani quando sono disperati? Ecco, e cosa proponete voi? E soprattutto, cosa non ha fatto Ghinelli su questo? Ma qui facciamo presto a rispondere, non è una risposta banale, è una risposta molto meditata. Sul problema del lavoro Ghinelli non ha fatto niente. Io non penso che è stato al centro dell'attenzione della giunta Ghinelli il problema del lavoro. Un altro problema, punto che questa amministrazione non ha toccato, che noi ci sentiamo invece di affrontare, è quello della salvaguardia dell'ambiente, perché anche il nostro ambiente va
salvaguardato, ma non è soltanto una questione di moda internazionale, è un pericolo incombente, quello della salute e dell'ambiente. Per quindi la riforma lavoro, sanitaria. Per dare lavoro bisognerà, penso, presumo, attrarre imprenditori, capitali sì, però in ecco, questa ci dice, città. No? Come ecco, si fa? Ci fa ecco, un elenco. Non attrarre, però, perché non bisogna attrarre, bisogna creare le condizioni. Vedete, attrarre da sempre l'idea dello specchietto delle allodole. Secondo me uno dei problemi grossi di questa città è la mancanza di umiltà. Questa città è attraente. No, questa città deve essere resa attraente. Questa città, il problema è questo, no? Che io sento sempre dire la cosa, quando, che ci manca tanto. La consapevolezza di quello che ci manca è la base per poter costruire e per poter uscire dall'impasse. Ci manca una classe imprenditoriale coraggiosa e che abbia spinte nuove. Non possiamo continuare a arare gli stessi campi quando sono stati sfruttati. Però questo è stato fatto. Il tempo ci vola. Questo è stato fatto. Il tempo ci vola. Allora, considerate che in questo momento apparente, perlomeno si crede che il candidato sindaco del centrodestra rimarrà Ghinelli. Ci può dire almeno 10 cose che lui o ha fatto male o non ha fatto per cui non va votato? Cioè, vogliamo cominciare a dire Ghinelli non va votato, rivotato per questo? Ce ne può elencare un... Allora, fare l'elenco abbiamo detto, è un po'... Sì, allora, è stato molto generico, non ha fatto nulla. Ok, diciamo... No, ma guarda, non ha fatto nulla. Possiamo anche analizzare i singoli assessori. Allora. Cioè, una glielo dico io, quando l'assessore Tanti afferma che non si deve aprire il dormitorio perché diventa attrattivo, lei cosa dice? Io le dico questo. Io non condivido molte delle cose che dice l'assessore Tanti, però l'assessore Tanti è una che almeno le dice e le fa, fra le altre. Ma questa che l'ho detto ora, che no, la condivido? No, non la condivido, perché l'accoglienza è uno dei primi doveri dell'etica occidentale. Ecco, se faccio un elenco, dici questo hanno sbagliato, questo hanno sbagliato, questo l'hanno fatto bene. Insomma. Ma lei mi induce su un terreno veramente scivoloso. Le dico perché. Ma c'è la campagna elettorale. Il ruolo è questo. Perché? Perché dicendo cosa hanno fatto... Allora, io le ho detto che ho visto, non ho mai pensato che Arezzo abbia avuto delle giunte con livello di innovatività e di propulsione enorme. Io ho fatto parte di una giunta e lo dico, va bene, devo essere onesto, le giunte di Arezzo per motivi non politici, ma per motivi da analizzare, per esempio una cosa che ha fatto, non ha mai analizzato il tessuto sociale della città. Per esempio, voglio portarvi anche sul vostro campo, secondo voi ad Arezzo c'è una stampa libera? Noi sicuro. No. Però no, genericamente no. No. Allora ma secondo voi una stampa libera aiuterebbe il progresso di una città? Assolutamente. Facendo vedere i difetti e non facendo vedere sempre dei false prospettazioni che tutto va bene. Dei falsi miti, certo. Vi faccio un esempio, la Fiera Antiquaria. Che bello, va sempre bene. Noi leggiamo paginate. Non c'era nessuno, però grandi affari. Allora, tutto questo rimestare il minestrone, mentre gli altri si danno da fare per cucinare piatti più appetibili agli imprenditori, ai turisti, secondo voi, Giova, è sempre un problema della politica oppure c'è anche da dire che c'è una società aretina che va ristrutturata? Assolutamente. Perché la politica è l'espressione della società. Se la società è omertosa, la politica è omertosa. Ecco perché è difficile fare un elenco. Perché io cerco i peccati mortali dell'amministrazione Ghinelli, non i peccati veniali. Il peccato mortale è non aver costituito una giunta. Il peccato mortale è non aver trovato un assessore alla cultura. Parlare di turismo in termini infantili. Sarebbe tenuta il sindaco Ghinelli quella. Ma tenuta, che cosa vuol dire tenuta? Ha sottratto alle competenze di un assessore e al tempo di un assessore quello che il sindaco, cioè, correttamente. Ma guarda, a me la questione delle strade non mi ha mai appassionato. Cioè, non è che... No, su questo sì, io devo dire che sono stati molto 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 più bravi di me a spendere. Ecco. Io allora, non sono mai riuscito a spendere nemmeno un decimo. Abbiamo delle foto che le vogliamo far vedere, se è possibile, se la regia ci ascolta. Sì.
le volevamo far vedere perché in questi scattate proprio oggi, in questi giorni, il prato di Arezzo si sta... Che sofferenza, si, questa è una foto, ecco, qui sta, sembra un'ombra... Si sta montando, non so cosa, però di fatto il prato, il parco del prato non è accessibile e oltretutto non so se non provvedono a portare gli aerei... Beh, la prima cosa che mi viene da chiedere... Ma le volevo chiedere, ma secondo lei, ora, viene fatto per garantire una quantità enorme di accessi turistici, primo... Si può ridurre il prato in questo modo? Secondo, ha senso organizzare quello che viene organizzato al prato che è avulso da tutto il resto della città? Cioè, quindi la gente parcheggia in via Bruno Bozzi, al cimitero, le scale mobili, ma lì non c'è né un negozio, né un centro commerciale. Cioè, qual è la logica di tutto questo? Allora, la prima cosa da dire è dov'è la sovrintendenza? Perché quella superficie è una superficie assoggettata al vincolo artistico e paesaggistico, non abbiamo perso la sovrintendenza, va bene? Però non si può devastare non si può devastare tutto. Qua, nella giunta Fanfani noi non abbiamo mai devastato quella zona. Mi ricordo quando è venuto il Papa, il giorno dopo era tutto a posto. Abbiamo cercato sempre di fare le cose col massimo rispetto di quelle zone che sono zone di riguardo della città. Nelle nostre case abbiamo delle stanze, abbiamo le stanze più di riguardo e le stanze da sgombero, va bene? È chiaro che chi ama la propria casa terrà ben presente questa differenza. Chi non la ama la sfrutta tutte le stanze. La mia impressione è che questa città è sfruttata. Attenzione. Lei ha detto per innumerevoli presenze turistiche. E da dove le viene questo convincimento? No, lo viene detto. Viene detto. Allora, innumerevoli presenze turistiche. Fai riferimento alla città del Natale? Sì. Certo. Allora. No, perché sennò perché? Mettiamo nome e cognome. Perché, sì, facciamo la città del Natale. Allora, io purtroppo abbiamo poco tempo, sì. Però devo dire, la prima cosa che abolirei è questa definizione, città di Arezzo, città di. Perché, allora, l'altra volta, quando è stato, i pizzaioli d'Arezzo hanno fatto una bellissima manifestazione in piazza Sant'Agostino, hanno fatto la pizza, e sul giornale più letto della nostra città c'era scritto Arezzo città della pizza. Poi hanno fatto il gelato, Arezzo città del gelato. Io aspetto soltanto, essendo calabrese, che portino dei bancarelle con l'anducio per dire che anche Arezzo è città dell'anducio. E del peperoncino. Allora, questo modo di approcciarsi è un modo di autoreferenzialità che nuoce fortemente allo sviluppo della città. Se ad Arezzo mettiamo un albero di Natale, non diventa la città degli alberi di Natale. Semmai Arezzo è la città che non ha bagni pubblici, Arezzo è la città che non ha parcheggi, Arezzo è l'unica città che ha il centro storico percorso da macchine, camion a tutte le ore. Questo è Arezzo. Noi dobbiamo cambiare questo, dobbiamo vedere i difetti. No? La stampa dovrebbe cominciare a scrivere articoli sui difetti della città, non sulle cose, qualunque cosa. Ora portiamo una ruota che è un elemento di una giostra, di un Luna Park, e diciamo che Arezzo è la città del Natale. Ma se avessimo un minimo di senso del ridicolo, lo diremmo, Bolzano sarà la festa della città del Natale. Assisi può essere la città del Natale, perché è stato un paese della Sicilia dove è stato fatto il primo presepe, vicino a Modica, ora non ricordo il nome, può essere la città del Natale. Ma perché Arezzo deve essere la città del Natale quando chi gira per tutte le città del centro Italia trova le stesse cose tirolesi che mettono in piazza e anche quelle, la sicurezza. Io voglio sapere... Speriamo che il nuovo procuratore vada a verificare anche la sicurezza di quelle strutture, perché a Milano le hanno chiuse. Quest'anno non hanno messo la giostra perché non c'erano la sicurezza. Allora l'anno scorso tutti i cittadini che hanno pagato un biglietto salato per fare un giro su quel Luna Park erano sicuri? Oppure abbiamo messo a rischio per queste innumerevoli entrate turisme da Flixibus? Che lei non condivide. No, perché Arezzo è una città che deve avere un turismo diverso. E non lo dico io. Lo dice la natura stessa della città e me lo dicono i commercianti, che non hanno bisogno dei saccopelisti.
Oggi i sacco-pelisti non sono, sono quelli che vengono, sporcano la città e vanno via. Sono questi. Senta, professore, il tempo dobbiamo chiudere. Sì, lo dobbiamo richiamare perché è molto interessante. Le vorrei chiedere, visto la mancanza di candidati del centro-sinistra, del PD, lei si sente pronto per questa per questo incarico? Ma lei non ha letto il giornale negli ultimi mesi, allora, perché io sono stato il primo. Quale giornale? Mi sembra che era l'unico giornale con cui... Sì, dica, ce lo dica, si sente pronto o no? Non, io non sono né pronto né non pronto, io non ho la possibilità di propormi in questo ruolo. Però farebbe di nuovo. Però se viene proposto da qualcun altro si sente pronto. Io sono pronto, certo. Ok. No, questo è importante. Io, pronto, io penso che la mia vocazione, vocazione vuol dire essere chiamati a voca, okay. No? Da voce, no? La mia vocazione è quella, altrimenti io avrei potuto continuare a fare quello che ho fatto per i primi 40 anni della mia vita, no? Quella di godermela la cultura che mi piace. Poi ho scelto di portarla, ho portato Dalla, ho portato, no, non stiamo a dire tutti quelli che ho portato, perché oggi quando vedo, leggo sui giornali certe cose mi viene da dire ma nessuno si ricorda cosa è successo ad Arezzo nel 2013, 14, 15, quando veramente tutti i Bauman è venuto ad Arezzo. Bene. Allora noi che cosa diciamo? In bocca al lupo. Noi invitiamo alla prossima trasmissione, non troppo lontana, perché effettivamente ha tantissimi impegni, quindi averlo. Poi la campagna elettorale è iniziata, loro continuano a dire di no. L'unica cosa, noi non è che non abbiamo persone che possono fare il sindaco. Noi non li abbiamo ancora voluti evocare perché riteniamo che prima viene il programma e poi vengono le persone. Va bene, ma ci vuole anche le persone. Quindi sicuro, senza persone ci vuole non si anche fa le persone. Bene, va bene, ringraziamo il nostro ospite. Ci vediamo la prossima settimana e grazie a Pasquale. Arrivederci.